sua riflessione. La mia riflessione è molto simile a quella che ha consegnato, mi pare, a un giornale quotidiano Marcello Pera, che hanno dato più picconate gli europonisti all'Unione Europea che non i sovranisti, nel senso che mi sembra abbastanza chiaro che dietro il coordinamento e questa entità sovranazionale si nascondano egoismi che venivano denunciati da parecchio tempo. Una cosa molto grave, fra l'altro noi stiamo parlando, l'Eurogruppo si sta scontrando su un prestito, perché il tema è l'Eurobond, quindi molto lontano tutto quello che sta accadendo dall'afflato europeista che in genere viene descritto come frutto del pensiero di Altiero Spinelli, di Jean Monnet, di De Gasperi, Schumann e Gruber. Questo è veramente un fatto che dal punto di vista della psicologia politica rischia di compromettere molto e comunque quale che sia l'esito della riunione dell'Eurogruppo, quella che era proprio la concezione dell'Europa. Guardate, è un fatto che dal punto di vista politico segna una pietra miliare, quindi la necessità comunque di riorganizzarla nel momento in cui dovremo affrontare la ricostruzione è decisiva, anche perché, Pancani, la cosa veramente drammatica è che, insomma, i più restii a promuovere misure in qualche misura non solidaristiche, perché parliamo sempre di debiti, debiti da restituire. Nessuno Sì. per il momento ci sta proponendo cose che sono così, per così dire, a fondo perduto. È il ruolo dell'Olanda. L'Olanda è un paese, fiero nemico di tutte le nostre richieste per il momento, che ha la metà del nostro prodotto interno lordo, ma, cosa più grave, è il più significativo paradiso fiscale Sì. d'Europa. Cioè l'Olanda lucra su circa 5 trilioni di euro che transitano perché FCA, eBay, Uber, Google individuano nell'Olanda il paese che in maniera più opportunistica pratica politiche fiscali di favore. Ecco, tutto questo produce un effetto veramente devastante proprio sull'idea giusta, necessaria, che esista un livello che metta insieme le nazioni per poter, come dire, vivere di più e in maniera più corrispondente ai diritti delle persone. Ecco, io sono abbastanza scioccato di tutto questo, però devo dire anche a Conte che non basta trincerarsi dietro la cattiveria del ministro olandese, perché al di là di quello che succede nell'Eurogruppo non è neanche possibile che ci vogliano 50 ore per pubblicare il decreto Allora liquidità di un attimo, oggi. fermiamoci qui perché adesso ne parliamo del decreto liquidità. Io per cominciare a parlare